L'ubriacone della città, l'ex vice sceriffo Dude, entra in un saloon dalla porta sul retro, con un aspetto sporco, non rasato e al verde. Joe Burdette, fratello del corrotto ranchero locale Nathan, sta al bancone e getta una moneta in una sputacchiera, ridendo mentre Dude si china a malincuore per raccoglierla. Lo sceriffo John Chance, vecchio amico di Dude, calcia via la moneta. Vergognandosi, Dude stende Chance con un pezzo di legno. Gli uomini di Joe afferrano Dude e lo picchiano. Un cliente disarmato cerca di fermare Joe, ma Joe gli spara. Joe se ne va, lasciando Chance e Dude semicoscienti vicino al cadavere. Joe entra in un altro bar. Chance, sanguinante e stordito, lo segue e punta il fucile per arrestarlo. Nonostante i rinforzi di Joe, Dude appare e spara all'uomo armato che minaccia Chance. Joe prende la pistola, ma Chance lo stende. Dude aiuta Chance a portare Joe in prigione. Il giorno dopo, durante il funerale della vittima, arriva una carovana guidata da Pat Wheeler e dal suo giovane aiutante, Colorado. Chance racconta a Pat dei problemi in città, spiegando che ha solo Dude e lo storpio Stampy come sostegno contro gli uomini di Burdette. Pat lascia i suoi carri vicino al magazzino di Nathan. Chance, Dude e Stampy bevono qualcosa. Joe deride Dude, che lancia con rabbia la sua bottiglia di birra contro le sbarre della cella. Arriva un pacco per il proprietario dell'Hotel Carlos, che Chance consegna. Si tratta di biancheria intima per la moglie di Carlos. Mentre Chance e Carlos parlano, arriva una donna di nome Piume che ride alla vista della biancheria intima. Più tardi, quella sera, Chance, Dude e Stampy sono in ufficio. Vedendo Dude inquieto e in crisi di astinenza, Chance suggerisce di pattugliare la città. Mentre sono per strada, Carlos dice a Chance che Pat sta spargendo la voce che lo sceriffo ha bisogno di aiuto. Chance interrompe la partita a carte di Pat con Colorado, Feathers e altri. Avverte Pat che chiedere aiuto pubblicamente è pericoloso. Pat offre il proprio aiuto, ma Chance rifiuta, dicendo che Pat non servirebbe a nulla se avesse bisogno della protezione di Colorado. Pat offre allora l'aiuto di Colorado, ma quest'ultimo rifiuta, dicendo che si farà gli affari suoi. Pat dice a Chance che se ne andrà domattina. Chance nota che Feathers ha vinto un'altra mano e la segue nella sua stanza. Le dice che alle carte mancavano tre assi e le mostra un manifesto di un truffatore che la identifica come sua socia. Lei lo ammette, ma insiste che non ha barato e lo sfida a perquisirla. Mentre Chance si sente a disagio, appare Colorado, che sospetta che l'imbroglione sia un uomo con un gilet a scacchi. Lo affrontano al piano di sotto e quando l'uomo prende la pistola, Colorado è più veloce e gli trova addosso le carte mancanti. Chance dice a Carlos di chiudere l'uomo nella sua stanza per tutta la notte e di assicurarsi che lasci la città al mattino. Ordina agli altri di dividere le vincite dell'uomo e ringrazia Colorado. Colorado chiede di Feathers, ma Chance, riluttante a scusarsi, ammette semplicemente di aver sbagliato. Lascia l'hotel e chiede a Dude dove si trovi Pat. Pat si dirige verso di loro ma viene colpito da un uomo nascosto nella stalla. Chance e Dude si precipitano da lui, ma Pat è morto. Colorado si offre di aiutare a inseguire l'uomo armato, ma Chance rifiuta. Chance irrompe nella stalla, ma l'uomo armato fugge nel saloon. Dude spara alcuni colpi, pensando di averlo colpito. Chance fa entrare Dude dalla parte anteriore del saloon, mentre lui passa dal retro. I clienti affermano che non è entrato nessuno. Dude cerca un uomo con gli stivali infangati mentre l'uomo armato osserva dal balcone. Non vedendo nessuno con gli stivali infangati, Dude controlla anche gli stivali del barista, suscitando le risate degli uomini. Un uomo getta una moneta nella sputacchiera, facendo sì che Dude si vergogni e Chance dubiti di lui. Dude nota del sangue che cola in un bicchiere di birra sul bancone. Capendo che l'uomo armato è sopra di lui, si gira, spara e il cadavere cade davanti al bar. Dude trova un pezzo d'oro da $50 sull'uomo armato, riconoscendolo come il pagamento di Burdette ai sicari. Chance affronta l'uomo che sosteneva che non fosse entrato nessuno e lo colpisce alla testa con il suo fucile. Ordina al barista di raccogliere le armi degli uomini e di portarle in prigione. Chance dice a Dude che lo lascerà andare davanti più spesso. Colorado arriva in ufficio con gli effetti personali di Pat e ringrazia Dude per aver vendicato Pat. Informa Chance che ha portato Pat dal becchino. La mattina dopo, Chance si sveglia tardi e viene a sapere da Carlos che Feathers gli aveva detto di lasciar dormire Chance e aveva vegliato fuori dalla sua stanza per tutta la notte. Chance la affronta, definendola una sciocchezza, e le dice di prepararsi per la diligenza. Dude è di guardia e si assicura che i visitatori lascino le loro armi a lui. Nathan Burdette arriva in città con i suoi uomini, rifiutandosi di lasciare le armi. Dude spara alle redini del cavallo di uno dei due uomini, costringendoli ad obbedire. In ufficio, Chance permette solo a Nathan di vedere Joe. Durante la visita, Chance esprime la sua rabbia per le azioni di Nathan e per la morte di Pat, avvertendo che se cercheranno di attaccare, Stampy ucciderà Joe prima che possano agire. Carlos arriva e dice a Chance che Feathers non è salita sulla diligenza. Chance va nella sua stanza per scoprire il motivo. Lei gli dice che vuole restare finché i problemi non saranno finiti e saprà che lui sta bene. Nel saloon, Colorado osserva Nathan e i suoi uomini che bevono. Nathan sussurra al gruppo di mariachi, lascia loro dei soldi e se ne va mentre questi iniziano a suonare una lenta melodia messicana. La musica suona tutto il giorno e la notte mentre Chance e Dude ascoltano.
Colorado dice a Chance che Nathan ha richiesto il brano Il Degüello, una canzone crudele che i messicani suonarono per i texani ad Alamo, senza alcuna pietà. Mentre Chance, Dude e Stampy siedono nell'ufficio, Dude chiede a Chance cosa prova per Feathers. Chance è riluttante a parlare. Dude gli ricorda che quando è arrivata in città una donna che piaceva a Chance, lo ha messo in guardia su di lei e si è rivelato giusto. Dude fa notare che la pistola di Stampy è rigida e vuole archiviarla. Stampy rifiuta e dice a Chance di dargli le sue vecchie pistole, che ha ricomprato dall'uomo a cui Dude le aveva vendute quando stava toccando il fondo. Chance porta Dude in albergo per darsi una ripulita. Feathers dice a Chance che rimarrà all'hotel per fare la barista. All'improvviso, in prigione viene esploso un colpo di pistola. Chance si precipita e scopre che Stampy ha erroneamente sparato a Dude, pensando che fosse uno degli uomini di Burdette. Dude non viene colpito, ma è arrabbiato e si rende conto del cattivo stato in cui deve essere stato negli ultimi 2 anni. Stampy si vergogna di aver quasi ucciso il suo amico. La mattina dopo, gli uomini di Burdette si avvicinano di soppiatto a Dude. Gli immergono la testa in una mangiatoia per cavalli e lo stordiscono. Lo legano in una stalla e un uomo, vestito come Dude, prende il suo posto. Chance parla con Colorado all'ingresso dell'hotel. Quando Colorado entra per i fiammiferi, gli uomini di Burdette colgono Chance di sorpresa e chiedono il rilascio di Joe. Colorado se ne accorge e dice a Feathers di lanciare un vaso di piante dalla finestra dopo aver contato fino a 3. Con calma esce fuori mentre la finestra va in frantumi, distraendo gli uomini. Colorado lancia a Chance il suo fucile e i due sparano agli aggressori. Un quarto uomo cerca di fuggire, ma Chance gli spara. Chance trova e slega Dude nel fienile. Vergognandosi e con i tremori che peggiorano, Dude dice a Chance che si licenzia. Chance, anche lui stufo, dice a Dude di non chiedere più il suo aiuto se si ubriaca. Chance incarica l'impresario delle pompe funebri di seppellire gli uomini, aspettandosi che la città copra i costi. L'impresario dice che i soldi trovati sugli uomini sono sufficienti a coprire le spese. Feathers, emozionata e ubriaca, è al bar con Colorado. Chance la ringrazia e offre a Colorado un lavoro come suo vice, che accetta. In ufficio, Chance consegna a Colorado il suo distintivo mentre Dude assiste impotente. La sera, Dude, Colorado e Stampy cantano insieme e Chance suggerisce di nascondersi fino all'arrivo dello sceriffo. Chance e Dude vanno all'hotel per chiedere a Carlos cibo e coperte. Carlos scopre che gli uomini di Burdette hanno preso in ostaggio Consuela. Dude fa un bagno mentre Chance parla con Piuma, dicendole che non la vedrà per qualche giorno. Gli uomini di Burdette progettano di tenere in vita Chance per liberare Joe. Legano una corda in fondo alle scale, facendo inciampare Chance e facendolo svenire. Gli uomini prendono in ostaggio Dude e Feathers, con l'intenzione di scambiarli con Joe. Chance dice loro che Stampy non sarà d'accordo, ma loro insistono che Chance deve convincere Stampy che hanno pagato la cauzione. Chance entra nell'ufficio con 2 uomini che gli puntano contro le pistole. Stampy, con un fucile, è dietro le sbarre. Chance dice con calma che sta rilasciando Joe. Stampy gli dice che le chiavi sono sulla scrivania e spara ai 2 uomini quando Chance si muove. Mentre Stampy lo sorveglia, Chance e Colorado corrono all'hotel per salvare Dude, ma trovano solo Feathers che slega Carlos e Consuela. Gli uomini hanno portato Dude fuori dal retro. Chance decide di non inseguirli per non rischiare la vita di Dude. Dice a Carlos di contattare Nathan per un incontro e chiede a Feathers se si è pentita di essere rimasta. Lei scuote la testa. Chance, Stampy e Colorado aspettano in ufficio notizie da Carlos. Quando arriva, dice che Nathan vuole scambiare Dude con Joe. Chance è d'accordo, ma insiste che Stampy resti indietro perché è troppo vecchio per combattere in spazi aperti. Chance e Colorado si dirigono verso il fienile che si affaccia sul magazzino di Nathan. Preparano le armi e vedono Dude, vivo e vegeto, che viene portato fuori. Mentre Joe e Dude si dirigono verso i rispettivi lati, Dude si scaglia improvvisamente contro Joe, iniziando una lotta dietro un muro. Chance e Colorado ingaggiano uno scontro a fuoco con gli uomini di Nathan. Dude stende Joe e Colorado gli lancia una pistola. Durante la sparatoria, alcuni uomini cercano di attraversare il torrente per tendere un'imboscata a Chance e Colorado. Sparano a un paio di persone, ma 2 riescono ad attraversare. All'improvviso, 2 colpi di pistola esplosivi fanno cadere gli uomini e Chance sente la risata di Stampy. Colorado avverte che Stampy è vicino ai carri pieni di dinamite. Chance corre ad avvertire Stampy mentre lo scontro a fuoco continua. Stampy, da una distanza di sicurezza, lancia candelotti di dinamite non accesi verso il magazzino. Chance e Dude gli sparano contro, provocando esplosioni. Il colpo finale fa quasi esplodere l'intero magazzino. I fratelli Burdette e gli scagnozzi rimasti si arrendono, uscendo disarmati. Più tardi, di notte, la città è di nuovo tranquilla. Gli uomini rimasti se ne sono andati e Chance si reca all'hotel per vedere Feathers. Mentre la abbraccia appassionatamente, lei getta la calzamaglia dalla finestra in strada. Dude e Stampy passano di lì e se ne vanno sorridendo e ridendo. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.